Siamo in compagnia di Luciano Rusciano, post partita, se così lo vogliamo chiamare, della trasferta di Martina Franca, una partita dove nel primo tempo sostanzialmente si è giocato in equilibrio, poi il Martina Franca è riuscito a prendere un po' il largo ad inizio ripresa, però voi comunque siete riusciti fino alla fine appunto a giocarvi la partita. Sì, vabbè, di tutto tu, abbiamo forse un parli di appunto del terzo quarto, loro hanno preso un piccolo vantaggio e poi alla fine siamo stati bravi a recuperare, avevamo avuto anche il tiro del pareggio, per il possibile pareggio, noi siamo stati sfortunati e diciamo stanno tutte sulla parza anche dalle prime partite, stiamo arrivando sempre a giocarcela punto a punto, alcuna diciamo purtroppo un'altra l'abbiamo persa. Sostanzialmente questo campionato sarà così, sarà equilibrato. Per voi un inizio forse non particolarmente felice, visto che comunque ci sono state due trasferte su due campi molto difficili come Martina Franca e Taranto. Sicuramente però se si vuole comunque stare nella parte diciamo sinistra della classifica bisognerà comunque anche iniziare a vincere qualche partita in trasferta. Ah, sicuramente diciamo, siamo stati sfortunati perché abbiamo visto due squadre giovani che all'inizio dell'anno storicamente hanno sempre tutto e quindi se le cose vanno bene diciamo continuano in discesa, però sì, come detto tu dobbiamo iniziare a fare qualche punticino fuori casa perché altrimenti diciamo non seguiamo il treno importante diciamo. Forse chissà, i primi punti arriveranno da Palermo visto che è forse il big match della quarta giornata, come vi state preparando? Cosa più che altro tenterete di fare lì a Palermo? Non li abbiamo visti ancora, perché oggi è martedì, però conoscendo quasi tutti i giocatori che sono lì, penso che delle tre trasferte iniziali sia sicuramente la più tosta, sono giocatori esperti. Non so bene o male bene il coach come lo preparava, sinceramente, provare ad abbassare i ritmi. Sicuramente dovremo provare a fare il compaccio, anche se è veramente difficile. Ok, grazie a Luciano.